possiamo andare via. Funzionale, TypeScript e EPA. 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 EPA lascio, ti lascio EPA. Il passo. Ok, vabbè, grazie a tutti e benvenuti ovviamente. Allora, FPTS è spiegato a mio figlio, ovviamente è una... faccio una risata. La base, parliamone di programmazione funzionale in maniera asciutta e senza troppi termini astrosi. Come la potremmo spiegare ad un bambino, che poi è il noi che programmiamo, no? Sentiamo un attimo le aspettative però di quello che parliamo, perché magari potremmo essere fraintesi. Allora, quello che, di cui parliamo oggi si basa su esperienze personali e del team in cui lavoro, di cui c'è una rappresentanza all'ADR, tra parentesi. E questo che vuol dire? Che tutto quello che vi dico è tutto vero, non è contestabile, però è anche settato sulle nostre esigenze, sulle nostre esperienze e sulle nostre sensibilità. Quindi sono per te anche una volontà di condividere, di ricevere dei feedback rispetto a quello che stiamo facendo, ma non voglio darvi nessun momento l'impressione che sto raccontando una verità o un qualcosa di insindacabile. Proverò a proporre un ricettario di regole, di piccoli strumenti da adottare in maniera volutamente semplicistica, quindi anche lì non ci siamo voluti, non mi sono voluto perdere in paroloni, e comunque sarà la proposta è l'inizio di un percorso, come rompe il ghiaccio con questa libreria che poi anche nello Slack di Roma.js spesso se ne parla, si fanno esperimenti, ma non si riesce mai a capire il valore che può portare, se può portare valore, se c'è una reale esperienza su progetti di produzione, su progetti di produzione che hanno una storia. Quello che vogliamo fare è portare, cioè quello che porto è un'esperienza di un progetto che ha 3 o 4 anni di maturità, è anche abbastanza diffuso e quindi insomma una testimonianza di quello che vale. Allora, mi presento, io sono Emanuele De Cubis, faccio lo sviluppatore a PagoPA e nella fattispecie nel backend dell'Appio. Questo è il team che lavora al backend dell'Appio, siamo diffusi in tutta Italia. È importante citare l'Appio perché è proprio il progetto di cui parlavo, quindi il 90% penso della codebase di io è fatta in TypeScript sia l'app che il backend e è fatta con FPTS. Quindi è questo il caso d'uso che portiamo oggi. I contatti, l'unico contatto che serve è chioccio la balanza sullo Slack di Roma.js per qualsiasi cosa dopo, durante magari è difficile, però mi trovate lì. Piccolo momento contestuale, l'Appio, cos'è se non la conoscete? L'app dei servizi pubblici italiani, usata da 16 milioni di cittadini, quindi statisticamente uno su 3 di voi ce l'ha in tasca. Ci abbiamo dei numeri interessanti, è comunque un'applicazione diffusa che ha molto sotto i riflettori anche per iniziative importanti. È sviluppata e mantenuta da un'azienda che sta dietro, si chiama PagoPA SPA, l'azienda, che è una società pubblica che sviluppa e mantiene software, infrastrutture software alla base della digitalizzazione italiana. Abbiamo in azienda molti progetti, l'Appio è uno di questi, forse più visibile, ce ne sono tanti di venire su diversi stack, non solo TypeScript, anche se perché scegliere un altro stack. Vi consiglio di andare a dare un'occhiata su pagopia.it per scoprire questi prodotti e ci sono molte posizioni aperte e molte possibilità di contribuire attivamente poi in quello che sono degli asset della cittadinanza digitale. Detto questo, l'agenda di oggi in 3 step, facciamo una piccola introduzione un po' rilassata su FPTS, cos'è e perché usarla, poi vorrei introdurvi dei tipi delle operazioni essenziali, quindi 4-5 concetti e pezzi di codice che potete usare già da subito, e poi volevo fare una panoramica del Railway Oriented Programming di cui parliamo dopo. A questo indirizzo, se volete, trovate subito la seconda parte. Ho preparato già uno script, diciamo, da seguire
se volete accompagnarmi mentre lo seguo, magari riusciamo anche a creare una, un po' di interattività. Dunque, cos'è FPTS? È una libreria in TypeScript, bravo, per browser e per Node.js, che si ispira alle varie linguaggi che mediamente sono funzionali come Haskell, TypeScript, VueScript, eccetera, e implementa una serie di utility, di pattern che sono tipici di quei linguaggi e prova a riportarli nel contesto della programmazione TypeScript. Passo indietro sul functional programming, perché ci interessa e perché abbiamo scomodato Elio per raccontarlo. Functional programming, definizione tutt'altro che esaustiva, di fatto si basa su delle regole e dei teoremi matematici che hanno quindi la, il formalismo e la veridicità, e ci ricordiamo forse chi ha fatto l'università alla scuola. Cosa ci dicono questi teoremi? La capacità di due o più componenti di comporsi, come possono comporsi e che significato ha la loro composizione. Lo definisce tramite un set di regole molto ben strutturate e molto ben formalizzate. Qual è il problema di queste regole? Che detta così è molto bello, che sono abbastanza complesse, e se qualcuno di voi è mai entrato nella tavola del bianconiglio di andare a leggere cos'è un supergruppo, cos'è un monoide, cos'è un funtore, e se ne è uscito vivo, poi io che ci ho provato, ci ho messo solo il piede in realtà, ho trovato poi difficile tornare indietro e applicare quei concetti che erano molto anche comprensibili da un certo punto di vista in teoria, ma poi metterli in pratica era molto complicato. Quindi c'è la battuta, ok, una monade, cos'è una monade? Sai definire una monade? Io lo dico, faccio outing, io non lo so definire una monade. Non so definire un funtore, non so definire un supergruppo. Però lavoro tutti i giorni con la programmazione funzionale e riesco a prendere i benefici della programmazione funzionale, io come il team che ho parlato prima. Quindi l'aspettativa di questo talk è questa qua. Zero formalismo, cerchiamo di prendere la validità. Quindi abbiamo detto che abbiamo da una parte un motore di regole che regola la componibilità, quindi un set di definizioni e di vincoli in senso positivo, cioè cose che ci aiutano a non fare quello che non si può fare. Dall'altra abbiamo uno strumento che è un sistema di tipi che analizza il codice, quindi abbiamo un software che è TypeScript che ripercorre l'albero del nostro codice, lo analizza e capisce se in base alle regole che noi abbiamo definito il codice che abbiamo scritto è compliant, è corretto, ok? Quindi l'unica cosa da fare è metterlo insieme. Questo è il succo della questione. Vabbè, che cosa otteniamo quando le mettiamo insieme? L'esperienza di sviluppo che ne otteniamo è che abbiamo il compilatore funziona come un pair, con cui confrontarsi, che ci fa vedere tutti gli edge case, tutti i path che non abbiamo considerato nel nostro codice, e quindi l'esperienza di sviluppo non diventa quasi più risolvo il problema, trovo l'algoritmo per risolvere il problema, ma diventa quasi una challenge continua con il compilatore, e che di volta in volta ci dice guarda stai facendo male, guarda qui potresti non aver considerato questo, in maniera meno gentile di come lo sto dicendo adesso, e questo instaura un feedback loop molto stretto. Cioè molto più stretto per esempio di quanto facciamo col test di Driven Development. Non abbiamo neanche bisogno di eseguire il codice, già con appoggiandoci alle regole della programmazione funzionale già possiamo validare la correttezza di quello che scriviamo a un certo livello, ovviamente non sto dicendo che i test non servono, però già a un primo livello possiamo valutarlo, e questo ovviamente velocizza molto per certi aspetti il feedback. Quindi abbiamo un po' questa esperienza come andare certe volte a prendere dei pezzetti di Lego o il puzzle, qualcuno l'ha definita così, mi ricordo un talk qui con Cenzo Chianese che disse proprio questa cosa qua, cioè noi ormai
non c'è più discussione. Prendiamo il pezzo, se il pezzo Lego si incastra là dentro è finita la discussione. In realtà io me la vivo un po' più così, però il senso è molto forte. Quel talk mi è piaciuto molto, me lo ricordo, 3 anni sono passati. E quello che lui ha detto, io all'epoca ero uno sperimentatore di FPTS, poi quando sono andato a lavorare ho cominciato a lavorare certi giorni, ho ascoltato quello che diceva, era vero. Finisce un po' da molta discussione su come fare le cose e finisce, perché veramente arrivi a un momento in cui compila, ok, quindi è il modo giusto di farlo. Con varianti si può commentare, si può migliorare quello che volete, però veramente siamo arrivati col team a un momento in cui un certo livello della discussione ce lo siamo buttati alle spalle. E spero di aver reso un po' l'idea del perché in realtà sto qui a parlare, perché in realtà di base c'è e questa cosa ci piace molto. E quindi adesso proviamo ad esplorare quali sono i tipi di operazioni essenziali che da mettere, diciamo, nella cassetta degli attrezzi per risolvere l'80% di quello che ci serve durante il giorno. Piccolo spoiler, sono questi. 3 data type, adesso li esploriamo mano a mano, però... non so neanche chiesto quanto tempo ho, veramente. 3 data type, option header, task header, per chi li conosce, e una serie di operazioni che ho raggruppato, diciamo, 5 macro operazioni. Ci sono varianti, ma... Diciamo, questo ci dà la possibilità di iniziare e poi evolvere e scoprire gli utili e le sfumature. Passo al codice. Non vi sarà sfuggito che sto riciclando il talk di CodeMotion di questa settimana. Allora, devo zoomare, mi sa che dici. Ok. Quindi, tipi di operazioni essenziali, 3 data type e 5 operazioni. Cos'è un data type? Definizione, anche questa, zero formalismo. Un data type è un wrapper intorno a un valore che implementa tutte quelle le API, quindi gli innesti con cui questo data type può comporsi con gli altri. Quindi, in poche parole, quelle regole, i data type implementano quelle regole matematiche di cui parlavamo prima che noi non vogliamo studiare. Ridetta in maniera ancora più pragmatica, veramente parlando a mio figlio. Prendo un valore, lo metto dentro questa scatola ha degli innesti che funzionano in una maniera e non funzionano in un'altra, e così posso attaccarli ad altre scatole solo se quegli innesti sono compatibili. Se volete ripeto, ma penso che sia abbastanza chiaro. Il primo data type è l'option. Rust credo si chiami uguale, che a cosa serve? Esprimere la presenza o meno di un valore. A livello formale, definito dalla union di due tipi diversi, none, l'assenza di valore, e sum di un valore, di un tipo. E quindi parleremo di option istanze sum e options istanze none a seconda dei casi. Come creiamo un option? Il modo più semplice di creare un option è tramite i costruttori che ci mette in posizione la libreria. E sum crea un valore, sum crea un'istanza sum di option contenente il valore, none crea un'istanza none di option che non contiene valore. Possiamo ovviamente passargli una variabile, può essere null, dopo magari vediamo perché. L'avete capito già da voi. Piccolo passaggio sulla sintassi, così per il procedimento del talk. Ci sono 2 o 3 stili in cui la community si è allineata. Noi ci siamo allineati su questo, ovvero tutti gli elementi esportati dal modulo option, li mettiamo dentro la variabile O maiuscola, tutti quelli di header dentro la variabile E maiuscola. Lo dico perché poi anche qui c'è il grande dibattito online, ma noi, onestamente, ce ne frega niente.
Quindi, diciamo, prendiamo un valore, lo scriviamo dentro questa scatola e abbiamo la scatola col valore. Bello. Poi, allora, innanzitutto, non costruirlo così ha degli svantaggi perché stiamo già decidendo noi se quel valore è nulla o no. Nel caso di 42 sappiamo che non è mai nulla, ma nel caso di una variabile potrebbe esserlo. Quindi la cosa più efficace da fare è usare una funzionalità, una UI che si chiama FromNullable. Quindi gli passi un valore, una variabile, quindi, e FromNullable ti torna un option che può essere istanza di sum, se quel valore è non nullable, o istanza di NaN se è nullable. FromNullable lo propongo come primo esemplare di una categoria che non esiste, che ho inventato io per lo scopo di questo talk, che è from tutti quelli che sono from qualcosa, con varie eccezioni ovviamente, che sono quelli che Giulio Canti, che cito, che è l'ideatore di questa libreria, che non ho citato prima, chiama smart contract, cioè dei costruttori che hanno un po' di intelligenza dentro. Quindi, con from nullable prendiamo un valore e lo trasformiamo in un option di quel valore. Ce ne sono diversi, from option, from header, from predicate, qualcuno lo vediamo. In realtà la verità è che si possono scoprire tranquillamente anche nel lavoro di tutti i giorni. Ogni tanto vedo qualche collega che ne mette uno nuovo, fa per questo cosa fa? Sempre belle scoperte. Bestemmia. Forse potevi farlo così, forse potevi usare un ternario, era più idiomatico. Va bene. Io sono fan dei I have strong opinions on ternaries, quindi cioè, possiamo litigare sui ternari se volete. La successiva categoria sono le guardie, quindi le operazioni che iniziano con is, che sono ovviamente calate nel contesto del data type. Su data type options sarà is sum, is none. Come le possiamo usare? Questo è il modo più semplice di estrarre un valore da questa scatola. Quello che non ho detto è che questa scatola ovviamente non è di per sé un wrapper che espone sempre il valore lo espone solo nel caso in cui il valore sia effettivamente presente. Perché non possiamo accedere, se io creo maybe foo, non possiamo accedere alla property value. In qualunque momento, perché potrebbe non essere presente questo vincolo, è proprio alla base del fatto che il compilatore dice: oh, cosa stai facendo? Guarda, questa variabile, questo path potrebbe non essere valido. Quindi dobbiamo usare la feature maestra di TypeScript, che è il type narrowing, ovvero quando abbiamo dei tipi che hanno uno spettro ampio, riduciamo questo spettro in modo da istruire il compilatore che sì, effettivamente abbiamo controllato a runtime. Che quel valore esista, allora lo posso accedere. Quindi, se io nel branch positivo della if vado ad accedere foo, dove ho prima controllato che quel maybe foo è un sum, potrò accedere a value, altrimenti nel caso negativo otterrò un errore di compilazione. Quindi il compilatore mi sta dicendo prima di girare i test, ma già con Visual Studio. Alessio usa Vim, ma noi che usiamo Visual Studio abbiamo questa facilitazione, insomma, noi comuni mortali. È un modo questo un po'. Accediamo il valore e poi che facciamo? Lo rimettiamo dentro un'altra scatola. Un modo più funzionale, direi, per quello che può valere questa espressione è quello no. Diciamo invece alla scatola di modificare il suo valore, o meglio, da quella scatola creiamo un'altra scatola con il valore modificato e quindi introducono un'operazione, che è l'operazione map. Presa una scatola, che nel nostro caso è sempre sum 42, gli applico una trasformazione toUrow. Questo è un esempiaccio, scusate, però insomma, prendo un numero, ci appiccica il simbolo dell'euro e va bene così. Qual è la stranezza di questo pezzetto di codice? Che toUrow non lo posso applicare direttamente alla scatola, perché toUrow
è di tipo number a string. Certo, non ci mancherebbe. Esatto, così qui è smart work. Bene, così si legge, scusate. Non mi fate entrare nel coso. Troppa demenzialità per Biancalana. Poi. Ok, quello che volevo dire è che... Esatto. Devo trasformare tuo euro e a sua volta attrapparlo in una scatola per dirgli che può innestarsi bene con la scatola che contiene il valore 42. Bell'impiccio detto così. In realtà, se usiamo il pipe operator o la funzione pipe che ne fa le veci, è tutto molto più bello, perché semplicemente prendiamo il valore, lo trasformiamo in una scatola, in questo caso è ottimo, 10 a matita, e poi dopo applichiamo la trasformazione su euro e poi possiamo applicare quante trasformazioni ci pare. In questo caso la trasformazione abbiamo applicato è scriviamo un bel console log che è un side effect e quindi abbiamo inficiato tutto quello che si dice della programmazione funzionale. Il risultato di questa pipe cos'è? Quanti dicono null? Quanti dicono void, ho sentito? È vero! È vero. Caccio, devo andare via. Vabbè, nessuno degli esempi ci sono gli import, perché sennò finiva male. Vabbè, a occhio io dico che è un option di void. Vabbè, era solo per dire. Ok, pipe, non ve lo sto spiegando. Prende tutti i valori a catena e li applica. La cosa interessante del map, se si è capito, ragazzi interrompetemi se volete qualsiasi aggiunta, la cosa interessante del map è che il map si applica solo nel caso io positivo, cioè nel caso in cui effettivamente c'è qualcosa dentro a questo TAM. Se questo TAM fosse stato un NAN, io avrei comunque dichiarato il map, ma il map non sarebbe stato eseguito. Chiaro? Ok. Cosa torna? Se io passo un sum a un map o un option, qualsiasi a un map, tornerò sempre un option, che se prima era NAN continua a essere NAN, se prima era sum continua a essere sum. Quindi introduco un'altra operazione, si chiama chain, che è esattamente come il map, funziona esattamente la stessa maniera, ma ha la capacità di cambiare l'istanza specifica, il tipo di istanza specifica della scatola del data type di provenienza. Un esempio più di mille parole, questo è un esempio con questo insieme, non so se ha senso, però perché fa preso un product ID, si torna il prezzo finale a fronte di una serie di scontistiche, eccetera, e trasformazioni. Innanzitutto prendo il product ID. Poi, vabbè, questo from predicate è un altro smart constructor, cioè torna, è uno smart constructor di option, notare la O. Quindi che fa? Torna un sum del valore passato, quindi product ID, se questo predicato è true, cioè se questa funzione è true, torna un num, altrimenti. È il filter di un singolo elemento? No, è più un branch. Perché tu hai sempre questo doppio binario, e dopo tornerà questa cosa dei doppi binari, e quindi questo from predicate è una versione, diciamo, più complessa, più generica del from nullable. From nullable è questo con il predicato che è is not undefined, eccetera. From predicate ti usare un
predicato custom. Quindi se product ID è 0, con predicate di product ID sarà none, altrimenti se è qualcosa che non è 0, cioè numero maggiore di 0, sarà sum di quel numero di product ID. Quindi poi accedo al product ID dentro la chain, a sua volta si prende una funzione, e questa chain vado a fare diciamo, una get sincrona da una mia repository locale, diciamo, e controllo se esiste effettivamente questo prodotto per quello passato di ID. Se esiste, torno sum, se non esiste, torno none, quindi sto in un contesto sum, perché l'ID esisteva, ma in quel momento mi trovo a un incrocio in cui posso cambiare direzione. L'ho scritto con un ternario perché ho opinioni forti sui ternari, ma potevamo scrivere molto meglio con un journal. Okay. Dopodiché continuo, applico delle trasformazioni come nulla fosse, diciamo, sempre nel caso positivo. Se il product ID fosse stato 0, tutto questo non si sarebbe mai stato eseguito. Chiaro? Quindi terza operazione invece è fold. Quindi stiamo parlando sempre prima di tutto questo concetto di due rami, no? Ramo ok, ramo non ok, ramo happy path, ramo unhappy path. Fold è l'operazione che ci permette di collassare questi rami. E, ad esempio, applicando la get final price dell'esempio prima, poi possiamo collassare i due rami in un valore, dico scalare, ma capiamoci, un valore, non un data type, che è diverso ovviamente in base ai due casistiche. Infatti fold si prende due funzioni, una nel caso negativo e una nel caso positivo. Il risultato di questo step della pipeline sarà esattamente una stringa, che se product ID è 0, se product ID non corrisponde a nessun prodotto esistente, scrive cannot find product sorry, altrimenti scrive il prezzo di quel prodotto. Domanda: cosa scrive se product ID è 0? Quindi cannot find product. Chiaro questo? Non lo so. Ah, che fare è questo. Non è che è un maggiore di 0, scusa, no, non è mai stringa vuota. No, non è stringa vuota, è lei. Ah, è lei, scusa, c'è ragione. No, comunque il concetto è quello. Scusate, era stata la domanda perché per trick uno della startup dice lui, cioè. Ragazzi, la scusa per tutto, tanto è il Covid, quindi c'è stato il Covid, scusa. La buttiamo in cacciata così. Quindi fold fa questo, collassa i due rami ad un nuovo valore, che potrebbe essere anche un data type, però in questo caso facciamo è molto più utile far tornare una semplice stringa. Queste sono le 5 operazioni, no? Le categorie is, le guardie, categoria from sono gli smart construct, map, chain e fold. Quindi, nuovo data type, header. Header cosa è? È la stessa struttura di option, semplicemente ha un ramo right e un ramo left. Caso d'uso tipico, la validazione. Passo un oggetto a un qualcosa, passo un oggetto a una funzione, se è validato correttamente, il risultato sarà right di quell'oggetto, altrimenti sarà left della validazione. O di una funzione sincrona che può fallire, JSON parse, che okay. JSON parse diventa un header, qua grappandolo correttamente, dopo facciamo vedere un esempio, se JSON parse ha successo, otterrò l'oggetto JSON dentro write dell'oggetto JSON, else otterrò left dell'errore, diciamo, dell'eccezione di data. Formalmente è definito quindi da due tipi, left DL e right DR. E per convenzione, questa è una pura convenzione, ma è praticamente legge perché fanno tutti così, compreso io. E io l'applicazione. E
il right e left path, il left sono gli errori, è quello che fa malissimo, che è il 90% del codice che scriviamo, quindi. Esatto. Però stavo dire un'altra cosa, però esempio di esempio classico della validazione, ok? Valida il price, prende un numero, torna right, left, come prima con i costruttori in base. Anche qui abbiamo degli appositi smart constructor, cioè from option. In realtà ce ne sono tanti, ma sono tutti utility che si compongono tra loro e sono specializzazioni o estensioni degli utility di base, quindi non è tanto importante from option, from header, from null, ma è capire un po' il concetto. E questo è l'esempio che dicevamo prima, no? Un tipo di smart constructor che non inizia con from è try catch, gli passi una funzione lazy come primo parametro e il secondo parametro è una funzione che gestisce l'errore, che è molto importante perché in TypeScript le eccezioni non sono tipate, il catch non sono tipate, le eccezioni, le promise non definiscono mai il tipo dell'eccezione che viene tirata, e Matteo annuisce, penso che dentro parecchi diversi santi che stanno scorrendo. Quindi questo è il momento in cui noi prendiamo l'exception, di solito è tipo unknown, quindi non sappiamo, e lì andiamo un po' a manipolare, ma stiamo nel contesto, abbiamo appena eseguito qualcosa, quindi meno male, sappiamo come finisce. Anche su IDE, la bellezza delle regole della programmazione funzionale, come sia IDE che option sono data type, che rispecchiano le regole di cui non saprei neanche parlarvi, comunque IS, MAP, chain e fold possono essere usate alla stessa maniera anche su header, ok? Stessi concetti, le pipe, eccetera, tutto uguale. L'unica differenza rispetto a quello che abbiamo detto prima è l'esistenza di un map left, perché in questo caso un valore può esserci anche nel caso left, quindi nel caso vogliamo andare a modificare quel valore di left senza che cambiare il fatto che sia left leader, map left, caso tipico, mappa 2 degli errori, cioè una serie di errori di dominio e voglio mappare tutti i suoi errori HTTP, caso pratico, fatto per questo per l'esempio. Ok, credo che possa andare avanti al prossimo da dai, perché è il task leader uguale al leader, ma per operazioni asincrone. Quindi le fetch dal DB, le scritture sul DB, inserisci qui operazione asincrona, lettura di un file. A livello formale è un task che torna un header, un task è una promise lazy, quindi una funzione senza argomenti che torna una promise, quindi la dichiarazione che poi avrà una promise, cioè la promessa di una promise, meravigliosa, e un task header è una promise che torna un header, cioè la lazy di una promise che torna un header. Molto complicato da scriverlo, però anche qui left e right, e anche qui si può applicare map, chain, quello che volete, anche come header, questo è usatissimo ovviamente, il task header si trappiamo delle funzioni, questo è il modo in cui trappi codice non FTPS in codice FTPS. Prendi la tua funzione dell'SDK, non so, di Postgres, la trappi qua, e questo è il try-catch, alla fine è esattamente un try-catch. Funziona tutto alla stessa maniera, tranne che procedure non è l'esecuzione di questa pipe, ma la famosa lazy, la famosa funzione che ti promette che se la esegui poi ti torna la promise. L'ho detta in maniera super contorta, mio figlio in questo momento ha avuto un attacco di epilessia, però procedi una funzione. Non potevo dire epilessia. Ah, vai. Ancora ci hanno bannato dai computer. Okay, io poi l'ho fatto bannare da Twitch. Quella pipe, la pipe lì, è la stessa pipe di prima o è presa dal...
Ah, questa pipe? No, questa pipe è una e unica. E vediamo se c'ho qualche pezzo di codice. E la... c'è un package function che c'ha una serie di utility. Scusate. La... esatto, non è, perché la pipe non esegue l'applicazione asincrona, la pipe esegue la composizione di funzioni, ognuna delle quali dichiara cosa farà nel momento in cui l'attiva. Questo è un questo è un po' uno switch mentale di lavorare funzionale. Dichiari prima tutto quello che fai e poi lanci il Big Bang con una scritta, non fai la... Anche prima era pipe e no, perché prima era sincrono, non tornava una... No? Prima era sincrono, pensavo. Qui varie option, noi esatto. Era sincrono e... Quindi lui il mondo del pipe era il valore. Okay. Qui, anche qui il ritorno del pipe è il valore, ma il valore cos'è? La promise? No, la funzione che se la chiami torna la promise. Il paradigma per cui puoi usare la pipe sia in maniera sincrona che asincrona è questo. Quindi mescoli le cose e passi da un momento all'altro. Anche qui, come in JavaScript. Una volta che sei asincrono, asincrono forever. Esatto, cioè che contengono una funzione che si è invocata, ok? Quindi qua poi che torna, questo tornerà una funzione che si è eseguita, poi alla fine torna una promise. Esatto, e cos'è in questo caso? Beh, questa è una cosa brutta, per lasciamo stare. No, procedure è la famosa lazy, quindi una funzione che contiene già, non dire monade, procedure è una monade, contiene già il suo valore in closure, è tutto pronto lì, devi solo lanciarlo, guarda, te l'ho preparato tutto, quando arriva lo lanci, a tuo piacere, che è ottimo perché ti permette di comporre i pezzetti di codice senza però lanciarli e quindi lo puoi mettere, ma per farlo vedere devi lanciarlo, però come si dice la condizionalità non la intermezzi all'esecuzione. Fa malissimo, però in testa mia c'è un grande significato. Sì, map console log e torni, però no, sì, ma il punto è no, il punto è che tutto quello che succede dentro la pipe succede dentro le scatole e quindi verrà eseguito solo all'esecuzione della pipe. Allora, in realtà non ho mai Ok. Non ho mai dovuto fare troppe cose di, cioè, bug spinto zero, devo dire la verità, perché poi alla fine ovviamente con dei pezzettini, cioè la condizionalità è già testata da Giulio Canti, le cose sono già testate da Giulio Canti, tu devi mettere su i pezzettini, dove testarli, dai, tu, ce la possiamo fare. No, esatto, tutto così, ragazzi, è il valore, cioè la usabilità, la componibilità at its best. E vado avanti, questo è il sommario che avete già visto prima, lo ripeto così faccio proprio la cura Ludovico, la option per i valori nullish, header per validazione e operazioni sincrone possono fallire, task header operazioni asincrone che possono fallire, e le operazioni le guardie con is, i smart constructor con from per passare da un valore da un data type a un altro data type, map che trasformare il contenuto del write path
di un data type, chain, trasformare il contenuto di un write pattern del data type, ma cambiarne anche il tipo intrinseco, fold, far convergere i due rami. Dentro qualcosa che è molto bello. Al volo, un caso reale, HTTP endpoint, e zoom un po', scusate. Ok, caso stupido, la submission, un talk ad un code motion qualunque. Pilot submission, read speaker, is confirmed, save submission, format result. Questo è, diciamo, il flowchart della nostra HTTP endpoint, che di fatto è una pipeline. Come vedete, le frecce rosse indicano quelli che sono i nostri wrong path, quindi sono tutti errori HTTP. Qual è il parallelo di questo nel codice? Vediamo se riesco a fare questo. No, non lo faccio. Perché il codice è questo, che non vedete pochissimo, vero? Scusate. Alla fine crea una pipe, ecco, questo volevo fare. Ci riesco, eh? No, dannato. Arrivo, non mi preoccupo. No, è solo un momento, di bello della diretta. Questo è il questo è il. Volevo mettere il. Zero pressione, non ci cacciano. No. Ok. Questo è, diciamo, l'endpoint e questo è il flowchart. Mi faceva piacere metterlo di vicini. A code motion l'avevo fatto, perché non devo fare la Roma JS. E alla fine qui abbiamo creato una pipeline che rispecchia quello che avevamo pensato, diciamo, su carta. Quindi abbiamo lo step di validate, lo step in cui cerco per vedere se lo speaker esiste. Sì, posso zoomare. Vabbè, ragazzi, esco da questo inferno in cui mi sono cacciato. Ok, okay. Era una grande idea? Sì. Ok, è una grande idea. Lo so. Vabbè, volevo semplicemente farvi vedere come rispecchiasse questo, come la pipe c'aveva questa forma e come gestissimo la mappatura degli errori, diciamo, con i casi map left, che qua non uso mai in realtà, come casi negativi dell'operazione. Quindi, sbrigandomi, vorrei farvi vedere, posto che parliamo di caso positivo, caso negativo, vorrei fare un breve excursus di Railway Oriented Programming, che è una tecnica di programmazione resa famosa, perché non so se l'ha inventata lui o se una cosa del genere si può inventare. Comunque io l'ho conosciuta tramite lui e non ho visto nessuno prima di lui che l'ha divulgata. F-Sharp for Fun and Profit è il suo sito di riferimento, e questo libro che consiglio mentre ogni 10 minuti a chiunque mi chiede qualcosa, che è Domain Modeling Made Functional, straconsigliato, ragazzi, leggete questo libro domani, ma tipo stasera, e andate a casa e leggete questo libro, assolutamente. Railway Oriented Programming, che vuol dire? Le opzioni sono dei binari che portano da un tipo ananas a un tipo fragola. Ok, è esattamente lui. No, non era collegata la cosa. Ok. Che succede? Che poi c'è un'altra funzione che porta da un tipo fragola a un tipo figo. Questo è un figo, se non si vede. Okay.
se io le compongo, ottengo una cosa, una funzione che porta da un tipo ananas a un tipo figo, ok? La composizione in questo caso, senza scomodare i coreani, è banale, no? Si capisce. Okay. Però questa function 1 in realtà non è mai così lineare, c'è sempre un path negativo, ok? Perché sta mano può essere fragola, ma può essere anche mela. Okay. È vero. Esatto. E quindi che vuol dire? Che io adesso non ho più la possibilità di collegare quella function 2 a function 1, perché non saprei più come collegarla. Che faccio? Collego fragola e fragola, poi mi perdo la mela. La soluzione qual è? La soluzione è scrivere function 2 in modo che anch'essa accetti due binari e risponga al contrario due binari, ok? In questo caso che sto facendo? Ho creato fondamentalmente un pass-through, cioè l'errore, il caso negativo, passa su function 2 semplicemente, però a questo punto ho un'interfaccia che le combina. Guardate, interfaccia, innesti, sono esattamente i data type, lì sto andando a parlare, ok? Le compongo, che cosa ottengo? Una funzione che da un ananas può tornare a un figo o una mela. Ovviamente, pezzetti di codice random, niente, not for experience. That escalated quickly. Possiamo fare un sacco di roba, ok? Sono tanti pattern che possiamo usare. La cosa figa che vorrei mostrare oggi è che in realtà ad ogni pattern corrisponde un qualcosa di FPTS. Quindi è proprio il formino, chi è il ciaffifico? Io no, nonostante il titolo del talk. No, quel coso, quei quadrati, i triangoli, le stelle, insomma, è esattamente l'idea, quello che facciamo durante il giorno. Quindi, questo pattern qui, che non attack, pattern attack, cos'è? È uno smart contract. Quando devo passare da un valore a un qualcosa che può essere A o B, è qualsiasi cosa, è un header, un option, qualsiasi cosa. Secondo pattern è il map. Cambio solo il tipo right, il tipo verde, e faccio un pass through sul tipo left, ok? Quindi quando applico un map, quando mi serve di fare questa cosa, applico un map. Viceversa, map left, ok? Pass through sul tipo verde e invece applico la trasformazione sul tipo rosso. Questo è il chain, cioè io sto sul tipo verde, ma potrebbe andare male qualcosa e deviare sul tipo rosso. Una parolina in più su questo, innanzitutto non sapevo se graficarlo così, però lo dico a voce, questo passa, il ramo verde passa da more a ciliegie, il lato verde, quello verde, quello rosso in realtà devo considerare la pera che è l'errore della mia chain, ma devo considerare anche che mi potrei appresso un ipotetico banana precedente, quindi l'errore è pera banana. Non so, graficamente per la banana secondo me stanno anche male, quindi... un po' meno. Esatto, sarebbe stato più efficace, però insomma, si è capita questa cosa, troppo cazzeggio. Ok, se è troppo cazzeggio ormai è tardi, ragazzi, è andata. Quindi questo pattern, ogni caso positivo ma può deviare sul negativo, è il chain. Questo invece è il caso in cui un caso... tricky, vediamo se riesco a farvelo capire, ho un caso sia negativo che positivo, ma da entrambi i casi posso arrivare a un caso negativo o un caso positivo, quindi è il caso per capirci in cui un caso negativo può diventare positivo, si fa così, esempio, quando magari fai una insert su un DB, crea elemento, poi quell'elemento c'è già, e tu però il tuo endpoint vuoi gestire il fatto che se c'è già, ok, ti do 200 ok, perché è come se l'avessi creato, che è una API idempotente, questo è il modo in cui lo fai, cioè l'errore, che è il tipo left, ok, il ramo left della fold, R freccia, vado a capire se è un caso, sì ok è un errore, ma è un caso che io considero un errore, no, allora alla fine torno un
un right, no, sì, sì, è vero, è proprio un errore, allora continua a tornare un left. Scusate, mi sono perso, ah no, esatto, il ramo right torna sempre un right, in questo caso è un identity, però è un caso specifico. Ultimo caso è, ok, belle queste scatole, ma voglio uscire, voglio un valore vero, perché adesso voglio esportarlo per un'altra libreria che non usa FTPS, fold sempre, ma nel caso in cui torna un valore non un data type, quindi fold, torna un data type per fare la X, fold, ma con un valore normale e corretto, insomma, nativo di JavaScript, per uscire dal contesto dei data type e tornare un valore. Due parole conclusive. Questo è un inizio. Cioè, volevo fare una schermata tipo infografico a tutti quanti, perché non ci vuole tempo. Però è un inizio. Noi usiamo questo, facciamo l'80% del codice che è online, che potete tra parentesi vedere, github/pagopa/io, trovate un po' tutto. E si può andare avanti qui, ci sono altre funzionalità, c'è la parte molto figa che non ho voluto trattare, ma che noi in realtà usiamo, è la gestione delle operazioni multiple in sequenza in parallelo, c'è una gestione molto figa su FPTS, però non c'è tempo oggi per parlarne. E questo è, diciamo, anche la nostra sensibilità a quello che ci basta. La mia idea, e anche qui c'è un po' di frizione anche con altri, frizione, insomma, dibattito con altri colleghi, è che ho visto che aggiungendo costrutti da FPTS, quindi cose un po' più raffinate, costrutti un po' più raffinati, è vero che si guadagna in non bellezza, nel senso in eleganza, si guadagna anche in componibilità del codice, c'è anche degli svolti positivi, e comunque stai conoscendo di più una cosa, è sempre meglio conoscere di più, ma quel vantaggio non giustifica la perdita che hai in termini di onboarding rispetto a una persona che entra nel team, rispetto alla capacità di uno o un altro team di capire cosa sta succedendo. Comunque, per quanto lo teniamo semplice, per quanto lo teniamo documentato, persone che vengono da altri team veramente a volte dicono: aspetta un attimo, non capisco bene, devo entrare un po' nel mood, anche perché la documentazione di quello che ho fatto vedere è una documentazione pensata da persone che ragionano per la teoria, e quindi non capisci, ok, questa funzione sì, è un funtore che è elevato al tipo, ma che fa, che me serve questa cosa qua, è difficile. Quindi se un tuo collega introduce, non so, il costrutto alt per gestire una via alternativa, tu poi vai sulla documentazione, non fai niente, è un po' difficile. Quindi la mia sensibilità personale è: questo è abbastanza, fare di più è già controlla che diciamo che si è allineato con tutto il resto, però questa è la sensibilità di ogni team. Questo limite, se volete utilizzarlo, dovete cercarlo, e questa è una barriera che si sposta. Io ho una codebase di 4 anni e ho stratificazioni, ho pezzi scritti malissimo, pezzi scritti ieri bellissimi. Non ci sono esempi, ci sono degli esempi, delle cose bruttissime, delle cose invece che dice, questo è pornografia. Esatto, questo è un balance. Cioè, il pezzo che fa il parsing del QR code del Green Pass, secondo me è pornografia, me lo stampo e me lo metto in casa. Il pezzo che risolve le vostre asserzioni speed, ragazzi, però funziona, eh? No, funziona. È tutto open source. Quindi onboarding, cioè quando arriva, comunque è importante sempre, in questo caso parecchio di più quando arriva qualcuno nel team. Però poi noi, esperienza personale, veramente arriviamo che tutti scriviamo codice uguale, nella accezione più positiva del termine, cioè ha azzerato la creatività rispetto a come puoi scrivere in 200 modi la stessa cosa, e quindi a quel punto c'è dato spazio per metterla su altre cose più importanti. E queste le mie considerazioni finali. Vi lascio con questo l'ha scritto in chat un partecipante al workshop Codemotion, un monoide rimane un monoide che tu lo conosca o meno, e questa è una grandissima verità che secondo me
Vai, vai, vai. Eh? Lo conosci? Dice, no, io l'ho scritto su LinkedIn, però no, non mi ha dato il consenso, quindi spero che non mi denuncerai. Vabbè, vabbè, sì, non finisce qui, ragazzi, ovviamente. Questo è solo l'inizio. Vabbè, vi ringrazio per avermi dato la possibilità di sproloquiare per non so come. Momento community, grazie Enrico, perché quando ho preparato questa presentazione, la versione meno seria per Codemotion, in realtà mi ha dato la mano, mi ha dato parecchi feedback, quindi cioè, grazie. Domande. Vai qui. Anche se sono fatto ripetere domande, cioè ripetimi qualcosa di dopo perché da lì. Ok, Guido dice se dobbiamo riscrivere la documentazione con la frutta. Sì, è efficace, che dite? Sì. Un ottimo. Ah, beh, la cosa della frutta ovviamente è di. Cioè la mia è più bella, poi ragazzi ho fatto i segni con Scalidro, cioè è impossibile fargli con Scalidro queste cose. Anzi, se mi conoscete un tutor per fare queste cose mi date una mano. In realtà, se andate a vedere il talk, i vari talk che Scott Lashin, non lo saprò mai pronunciare, parlo di Red Wave Programming in F-Sharp, ma ragazzi è veramente la stessa cosa. Sono questo livello di astrazione sul concetto da... Cioè, in realtà... ho plagiato lui qua oggi palesemente. No, beh, però i suoi concetti li mettiamo in pratica tutti i giorni, quindi io i 40 euro meglio spesi della mia vita, quelli. Non lo so, Guido, se puoi scrivere la documentazione con la frutta. Domande? Vai. No. No, cioè non l'ho, no, scusami, mi chiedono se funziona col pipeline operator, esatto, che è una proposta sta stage 2, sta arrivato, no, non l'abbiamo provato, e tra parentesi c'è un tema enorme su questo, perché, vi dico la verità, non è che l'ho ben capito tutto, perché a un certo punto basta. Però c'è un tema perché TypeScript si sta muovendo verso una idiomaticità maggiore che è un po' rifiutata da community FPTS, potrei dire una cavolata, quindi bannatemi. Però il succo è che il modo ci sta... non credo che funzionerà, ecco. Però non l'ho provato. Sì, l'idea è proprio quella, l'idea è proprio usare il pipe operator. Il problema è che il pipe operator che è in proposta, però potrei aver capito male, non è lo stesso che usi in F-Sharp, che praticamente si basa sul concetto nativo di carrying, ma usa i placeholder. Questa cosa, questo è una incompatibilità che anche io posso capire. Poi, se questa cosa effettivamente sarà un problema per usarla con FPTS, non te lo so dire perché non l'ho provato. Non vorrei dire altre cose che non so. Però non l'ho provato, anzi, grazie, perché mi ha dato un ottimo spunto per fare una cosa. Provarlo così. Allora, ho capito, ovviamente puoi farlo, anzi c'è un wrapper, non l'ho detto qua, ma diciamo un wrapper di pipe, si chiama Flow, che è esattamente quello che hai detto tu.
Allora, pipe è definito così. Il primo è un valore e gli altri, tutti gli altri argomenti sono delle funzioni che prendono un valore, che prendono come primo l'unico valore il ritorno del precedente e fanno la catena. C'è una funzione che si chiama flow, che è un wrapper del pipe, che a cui appendi solo le funzioni e ti torna non la composizione, ma una funzione che accetta un parametro che va a finire lui. Quindi a volte usiamo quella comodità. Però di base il pipe è la versione, almeno l'implementazione di FTTS, è la versione, diciamo, più generica. Quindi nell'esempio ho introdotto quello, nella realtà usiamo entrambi. Poi questa cosa di mettere prima il valore e poi dopo grapparlo è una cosa di stile su cui ci siamo ritrovati senza neanche troppo dircelo, sinceramente. E poi noi usiamo, un pezzo che non ho detto è che c'è, diciamo, il cugino di FTTS che è IoTS, che riporta i concetti della parte di questi concetti della programmazione funzionale, o meglio, implementa diciamo una validazione di input on steroid utilizzando i concetti di programmazione funzionale. Quindi fondamentalmente noi al formalismo di cui abbiamo parlato oggi ci aggiungiamo anche una maniacalità nella gestione di ingresso e uscita degli input e output. Quindi se vedi il codice di io c'è scritto il valore, poi decoder, punto decode, poi la gestione dell'errore di decoding, poi sono tutti così. Ci è piaciuto farlo così, l'alternativa era passargli, non lo so, puoi fare come dicevi tu, passi una funzione, lo flow, ma poi dipende in realtà da... L'avevo promesso molti dipende, uno è questo, dipende. Ovviamente quando c'è una gente sì. Allora, non mi sono mai posto il problema perché in realtà non abbiamo problemi di performance sul codice, ma abbiamo problemi di performance sugli umani, cioè quella è l'ottimizzazione che vogliamo. Quindi la cosa più lenta che si legge meglio vince, stravince rispetto a una cosa che crea meno oggetti ma che si legge peggio. Poi in realtà non c'è questa grande differenza, sì, cioè nel senso tiene la pipe più stretta, ci siamo ritrovati a farla così e poi non è che ti bacchettiamo in code review sulle mani e scrivi questa cosa. Vai, no, c'era Enrico dietro di te. Vengono dette due citazioni. La prima è che la mia guarda è che a pure la libreria dice che è fatto, ma è appena una programmazione, prima la programmazione culturale è ancora quello di questa. Che è un po' quello che hai citato prima, non mi detto quanto mi sento di più. Ma seconda domanda che avrei fatto toccata è stato il fatto. È vero che se sono disciplinato, non si può sempre creare, per come va. Modifico sempre la gestione dell'errore nelle espressioni, bisogna fare che è molto raro. Però può capitare sia per oggi di business che per qualche BI non può sapere che comunque potesse darti qualche. In questi casi come gestisci? Allora, ripeto la prima domanda che era in un minuto. Praticamente mi chiede Enrico se diventa noioso, cioè questa standardizzazione rende la programmazione noiosa? Sì, un po' sì, però tanto il problema che voglio risolvere non è quello di scrivere codice, l'ho risolto già da 15 anni, voglio risolvere il problema di business, quindi sposto la creatività da un'altra parte. La seconda domanda era, ok, però quando ti serve di fare il debug? Non te lo so dire perché io il debugger non lo uso mai, il mio debugging è o scrivo i test o metto un console log. Terzo non dato, quindi in entrambi i casi questa cosa funziona bene. Debugger non lo uso mai. Non so se tu usi debugger su questa roba. Penso che muori se usi debugger su questa roba qua perché c'è un limite. Esatto, nel trash c'è, non lo so, ma io non uso debugger. Bravissimo. La domanda è veramente stupida. Partendo da curva, è un tempo medio
faccio alla parte. Ti ringrazio tantissimo per questa domanda, perché mi dai l'opportunità di dire questa cosa. Ho messo in citazione Michael, non a caso. Michael Di Saro, non mai capito, è un collega che lui veniva da un background programmazione oggetti C Sharp. Aiutami a dire che palle. E lui ha avuto molte difficoltà quando è arrivato, nel senso, molte, non direi molte, però comunque lo scoglio era grande, c'era un cambio di stack, cambio di paradigma. In un contesto come quello di io, dove c'è molta complessità di dominio, si mescolano tutte queste cose, lui ha faticato molto. Un paio di mesi fa ho letto una conversazione Slack, questa cosa l'ho screenshottata subito, perché io ho curato il suo onboarding, diciamo, sono stato vicino a lui, un sacco piacere questa cosa qua. E lui dice: da quando l'ho scoperto qui non potrei più farne a meno, ti cambia il modo di ragionare proprio. A parte l'italiano non c'è spiegante, insomma mi sembra un bel feedback. Il nostro team di fatto è molto eterogeneo e abbiamo accettato perfino giavisti, insomma, cioè io non usavo queste cose diciamo per BTS prima. Sì, non so di fare. Quindi sì, se con la giusta cura dell'onboarding e un approccio pragmatico e non talebano, secondo me siamo la dimostrazione che un team eterogeneo poi può convergere, anzi può proprio, poi un team eterogeneo, proprio questo strumento ci ha aiutato a convergere su uno stile unico. Non so se saremmo stati in grado con un altro strumento di convergere su uno stile unico, vedendo tutti da background molto molto diversi. Io rispondo anche se non pensi. Se non hai risposta. Se a me ce la fai, e te la faccio senza riflettere neanche su uno. Vai, ma io anche rispondo senza riflettere. Ci sono delle problematiche, un problema che è una riduzione. Certo. E allora, risposta un po' più diplomatica. Qualsiasi cosa che non rientra nell'approccio funzionale, scrivi una funzione e la wrappi. Vuoi fare un for con un let? Scrivi la funzione e poi la wrappi. Quindi quando aumenta la complessità, fregatene. Questo è per la massa. Quando c'hai quel caso una volta in cui ti serve, ma fai un bel for, lo metti in una funzione, bei commenti, bei test, e poi dopo lo wrappi con interfaccia in una scatola, diciamo prima, that's it. E con questo. Grazie Emanuele. Grazie per te la sfida di essere come speaker, quindi finalmente. Se volete anche voi la sfida, partecipate come speaker.